Il cane corso è grande protagonista della tradizione popolare. Lo possiamo ammirare tra le statuine dei presepi meridionali. Compare in mille suggestive leggende. Ancora oggi, in dialetto meridionale, corso è sinonimo di persona autorevole, carismatica e soprattutto virile. Giovanni Verga la usa nei Malavoglia. Morde peggio di un cane corso, mentre Niccolò Tommaseo, nel suo storico vocabolario, utilizza questa metafora. Can corso, uomo di aspetto ed attitudine fiera. Eppure, un cane di tale importanza storica e culturale, oltre che cinotecnica, in Italia è riuscito a sfiorare l'estinzione. Dovremmo davvero vergognarci. Ci siamo salvati, anche se per il rotto della cuffia, grazie a un piccolo gruppo di appassionati che sono andati a cercare i pochi cani rimasti nei luoghi d'origine, Lucania, Puglia, Sicilia, e con un lungo e paziente lavoro di ricostruzione hanno riportato la razza all'antico splendore. Secondo alcuni autori, corso deriva dal greco cortos, recinto, cortile. Secondo altri deriva invece dal latino cohors, che significa guardiano, protettore. In tutti i casi, il cane che porta questo nome è italianissimo e fin dall'antichità venne indicato come prode guardiano della proprietà recintata. Per quanto riguarda il carattere, il corso è un cane estremamente tranquillo ed equilibrato. Ciò non significa però che sia un cane per tutti, perché l'equilibrio caratteriale deriva in parte dai geni e in parte dalle capacità educative di allevatore e proprietario. Per molti secoli questo cane è stato guardiano delle proprietà e custode delle mandrie, quindi ha sviluppato una forte territorialità, un legame strettissimo con il padrone e la sua famiglia e un'altissima diffidenza verso gli estranei. Verso chi non conosce resterà sempre schivo e teso, potenzialmente facile all'ira, come recitava Erasmo di Valvasoni. Solo potenzialmente però, perché una buona socializzazione del cucciolo in giovane età eviterà che diventi troppo chiuso e diffidente. Il piccolo cane corso dovrà incontrare cani adulti equilibrati e contemporaneamente conoscere più persone possibili. In questo modo il suo carattere si forgerà e si rafforzerà e lui diventerà un cane equilibrato e sicuro, che non è certo sinonimo di cane scemo. Il suo senso del territorio e la forte possessività gli impongono in ogni caso di proteggere gli averi del suo padrone. Quindi sarà un avversario temibile per chiunque si azzardi, per esempio, a toccare la sua auto. E questo senza ricevere alcun addestramento. Il passato duttile ed eclettico del cane corso lo rende adatto a moltissimi impieghi. Un cucciolo ben allevato si trasformerà sempre in un adulto capace di darci grandi soddisfazioni in qualsiasi campo. Ma il cane corso, soprattutto, è un amico e un compagno dell'uomo. Questa resta la sua più grande attitudine. Poiché qualche delinquente l'ha usato per i combattimenti, qualcuno pensa che il corso sia feroce con gli altri cani. Queste immagini dimostrano quanto ci sia di vero. In realtà il corso è un cane equilibrato anche con i suoi simili. Certamente gli adulti non sono sempre amichevoli con i conspecifici dello stesso sesso, ma questo avviene in ogni razza canina e una buona socializzazione risolve il problema. Se amiamo questa razza, studiamola a fondo. Non dimentichiamo la sua storia, ma cerchiamo anche di capire chi è oggi il nostro cane corso. Ogni razza ha un'eredità atavica che indubbiamente influisce sul suo fisico e sul suo carattere, ma ogni individuo cane è il risultato della selezione voluta dal suo allevatore e di ciò che noi sapremmo fare di lui. Se riusciremo ad instaurare il giusto rapporto, se lo guideremo nella sua crescita giorno per giorno, osservandolo e maturando con lui, allora il nostro cane si trasformerà in un adulto affidabile, forte, sicuro di sé, equilibrato in ogni circostanza. In una parola, corso.